Quella tra Raoul Bova e l'acqua è una storia d'amore, impegno, sacrifici e opportunità. Il piccolo Raoul inizia a nuotare nella vita a Roma il 14 agosto del 1971. Nelle sue vene scorre il sangue campano di mamma Rosa e quello calabrese di papà Giuseppe. Ed è proprio in Calabria che avviene il suo battesimo del mare. Raoul è un bimbo irrequieto e rischia di annegare al primo tuffo, ma sorprendentemente saranno proprio le regole dell'acqua a disegnare per lui una vita dritta come la corsia di una piscina. Io puntavo molto sul nuoto. Da quando avevo 4 anni ho cominciato a nuotare tutti i giorni e la mia vita era quella. Come profondo il mare. Piccola promessa del nuoto, a 15 anni vince i campionati italiani giovanili nei 100 metri d'orso, ma sarà ancora una volta l'acqua a cambiare il suo futuro. Dopo una virata sbagliata, Raoul lascia il nuoto e si affaccia per caso al mondo della televisione. A intravedere in lui un talento da attore è il regista Stefano Reali, che gli offrirà il ruolo da protagonista in Una storia italiana, miniserie televisiva ispirata alle epiche imprese dei fratelli Abbagnale, pluricampioni olimpici e mondiali di canottaggio. La passione per il nuoto lascia spazio a quella per la recitazione e per Raoul arrivano i primi ruoli da protagonista anche al cinema. Esatto. Esatto, signor Presidente. Fisico scultoreo e sguardo limpido e profondo come il mare, il talento nascente del giovane Raoul è a servizio di ruoli destinati a far breccia nel cuore della gente, dal piccolo al grande schermo. Bova si impone interpretando eroi di tutti i giorni, ma anche commedie romantiche e colossal hollywoodiani. Lavora accanto ad illustri colleghi diretto da registi del calibro di Giuseppe Tornatore, Lina Wertmüller, Pupi Avati e Ferzan Özpetek. Dobbiamo amarci di nascosto, perché nessuno ci perdonerebbe il nostro amore. Padre di 4 figli, dal 2013 divide la sua vita con l'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, madre delle sue ultime 2 bambine, Luna e Alma. La coppia, innamorata da oltre 10 anni, condivide anche l'impegno a favore dei più bisognosi, di cui Raoul ha sempre fatto una ragione di vita. Dal 2022 interpreta Don Massimo in Don Matteo, incontro vincente tra uno degli attori italiani più amati ed una delle serie di maggior successo di sempre. Ennesimo traguardo per Bova, di una carriera da podio. Bello, no? Bello, bello. C'era un bel racconto. Un bel racconto, è la tua vita. Il racconto di quando eri bambino, il tuo amore per l'acqua, il nuoto, poi la vita ti ha portato a cominciare a far parte di questo mondo dello spettacolo. Secondo me all'inizio manco ci credevi tanto, timido com'eri, perché certo. Credo che la prima intervista tu l'abbia fatta proprio con me a Domenica In, se sì, non sbaglio, è sì, vero? Sì. Proprio per i fratelli Abbagnale. Sì, sì. È stato un sacco di tempo, Raoul, da allora? È passato un sacco di tempo, sì. E stavo ripensando, come hai detto tu, è la tua vita. Rivederla, cioè rivedere quelle immagini quando avevo 20 anni. Mi ricordo che veramente c'era tutto il mistero del futuro, che ne sarà della tua vita, che cosa farai, quale sarà la tua strada, quale ci sarà... pensavi tu, sì? Sì, beh, per me era una grossa paura il futuro. Era tutto molto incerto, non sapevo che cosa stava accadendo, ero... puntato su una cosa che era lo sport, il nuoto, che però si era infranto e quindi improvvisamente mi ritrovo in un mondo che mi esalta, che mi porta al successo senza che io me ne rendessi conto, quindi mi faceva molta paura perché mi aveva portato molto in alto, quindi dicevo ma sarò in grado di mantenere anche quello, no? Quel punto d'arrivo che... Tu hai avuto la possibilità poi di rimanere a Hollywood, poi alla fine hai scelto poi di tornare sempre qua, cioè hai fatto anche delle scelte tue, ah, sì, di vita, parli voglio di, dire. Del, non di Los so Angeles. Poi che cosa ha prevalso, se la carriera oppure la famiglia, la tua vita, famiglia intendo famiglia tua, mamma, papà, cioè la famiglia...
che è sempre stata così. Ti riferisci così al discorso della possibilità di quando stavo sì, fuori? A Hollywood, sì. Beh, lì è stato un sogno per me realizzato, ecco. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, che non mi sentivo ovviamente all'altezza, ho iniziato a studiare veramente, un po' come fa l'atleta per prepararsi per una gara. Quindi volevo conquistarmi e avere motivo, darmi un motivo di questo successo. Hai studiato, ti sei allenato e quindi ce l'hai. In realtà poi era soltanto una cosa mia mentale. Ma dovuto di base a una tua insicurezza, cioè perché l'insicurezza poi ti porta sempre a studiare ancora di più, ad allenarti ancora di più, cioè quasi una sì, sfida con te stesso, no? Per superare... Non sopportavo di non meritarmelo. Volevo meritarmi tutto quello che mi arrivava. Quello che arrivava. Mi sentivo in debito con la vita, o comunque mi sembrava troppo per me. Non pensavo di non aver fatto abbastanza per meritarmi questo. Quindi poi hai capito che te lo meritavi? No, beh. Ad oggi l'hai capito? No, o ancora credo... no. Io credo ancora no. Torniamo tra 60 secondi. Secondo me ancora no, stai ancora lì che lotta. Certo, è vero, certo, no? Certo, certo. Amore di zia, come te conosco.